vedrete che l'Italia piano piano si riprende. In ogni caso, la Campania, una volta tanto, si presenta a testa alta in Italia. Mattinata cilentana per il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Prima del sopralluogo all'ospedale di Agropoli, è stato a San Marco di Castellabate, dove ha inaugurato i lavori al porto. Di recuperare questa parte, che è la parte che insomma, è più stretta, che è più avanti, di allargarla, di recuperarla, di dare dei servizi alla portualità, alla pesca, perché poi abbiamo un settore pescato, una flotta pescherice importante, insomma, che è di comodo. Quando c'erano le mareggiate per proteggere le imbarcazioni, quindi una protezione importantissima. A fare gli onori di casa il primo cittadino, Costabile Spinelli, non è mancata la presenza del presidente del parco Tommaso Pellegrino e di tanti altri primi cittadini del Cilento, Franco Alfieri di Capaccio Pestum, Agropoli con Adamo Coppola, Stefano Pisani di Pollica, al fianco del governatore De Luca e consiglieri regionali Franco Picarone e Luca Cascone. Abbiamo deciso di aprire la stagione estiva anche simbolicamente a Santa Maria Castellabate, cogliendo l'occasione dell'avvio di un cantiere importante, quello del consolidamento della diga portuale, ma anche utilizzando questo comune come immagine della Campania più bella, la Campania della bellezza ambientale, la Campania della sicurezza sanitaria. Qui non abbiamo avuto problemi, non ci sono epidemie, quindi possiamo invitare i turisti a venire in queste zone benedette da Dio. Siamo veramente molto soddisfatti e siamo anche molto fiduciosi. Abbiamo controllato bene l'epidemia nella nostra regione, abbiamo fatto un piano socio-economico per dare un aiuto importante alle imprese, ai professionisti, ai pensionati, alle famiglie. Credo che abbiamo creato le condizioni migliori per far ripartire questi territori e ci auguriamo per far ripartire l'Italia. In bocca al lupo. Il luogo dell'incanto, che è questo, che è Castellabate. Cosa, avete uno slogan qui, il luogo dell'incanto? Castellabate è il luogo dell'incanto, quindi abbiamo bisogno anche del suo supporto. Allora, su sua precettazione ripeto che Castellabate è il luogo dell'incanto, va boh. L'occasione è stata utile per ricordare il lavoro fatto dalla Regione in questa fase di emergenza Covid. Il governatore De Luca ha ricordato i primi casi con la biologa di Montano Antilia, la paura per il contagio per oltre 1000 studenti di Vallo della Lucania. Ce l'abbiamo fatta, dice De Luca, grazie al personale medico infermieristico che ha dato prova di serietà e grazie ai cittadini. Oggi la Campania ha retto meglio di tutte le regioni d'Italia. Siamo ancora più soddisfatti perché noi la fase 2 l'abbiamo aperta già da 2 settimane. Siamo l'unica regione che ha varato un piano socio-economico imponente, quasi 1 miliardo di euro. Abbiamo fatto arrivare 2.000 euro a tutte le microimprese che hanno dovuto chiudere in questi 2 mesi. Abbiamo dato un contributo di 1.000 euro ai professionisti sotto il fatturato di 35.000 euro. Abbiamo dato contributi alle famiglie con disabili, con bambini sotto i 15 anni e soprattutto io sono orgoglioso di aver raddoppiato la pensione dei pensionati al minimo.